Passiamo adesso all'analisi dettagliata del film di Alex Robinson, che appunto si intitola Londra, London. Questo breve video dura 3 minuti e 20 secondi e ruota attorno all'esperienza metropolitana di un perfetto sconosciuto. Questo personaggio è vestito in giacca e cravatta. E il video ci mostra il percorso quotidiano di questo personaggio, di questo sconosciuto attraverso la città. Durante i primi 10 secondi il video ci mostra quest'uomo d'affari in giacca e cravatta in piedi dietro una linea gialla dipinta sul marciapiede. Dopo pochissimi secondi arriva un veicolo ad alta velocità. Solo a questo punto lo spettatore è in grado di riconoscere che il luogo mostrato nel video è una stazione metropolitana e che il veicolo in avvicinamento è il treno della metro. Poi segue un primo piano sul volto, di quest'uomo d'affari, di questo personaggio sconosciuto. E poi sullo schermo compare il titolo del film, il titolo dell'animazione, London, appunto. Quindi il testo di destinazione, il film, porta il titolo del testo di origine così com'è, mediante una ripetizione. Poi segue una ripresa panoramica da sinistra a destra su un paesaggio metropolitano. Lo spettatore lo riconosce facilmente poiché raffigura grattacieli, palazzi, ciminiere industriali e i fumi che esalano in un cielo plumbeo. Il paesaggio che il video ritrae è appunto la metropoli di Londra. Lo spettatore è in grado di riconoscerlo da un edificio che ricorda fo fortemente il Palazzo di Westminster, quindi simbolo della capitale d'Inghilterra. Che tipo di ambientazione è quella mostrata da Robinson in questo breve film? L'ambientazione mostrata da Robinson è sicuramente una ambientazione ultramoderna, si potrebbe dire futuristica. Una sorta di interpretazione postmoderna del paesaggio londinese contemporaneo. Nelle immagini mostrate nel film, vediamo fumi industriali che inquinano il cielo e futuristici elicotteri che si muovono in qualche modo nell'aria. Sembra un po' una città in costruzione, no? Perché mostra una sorta di non so come chiamarlo, una sorta di macchinario su cui è fissata una telecamera di sorveglianza. Questo paesaggio, questa ambientazione, raffigurata nel film ricorda un po' lo scenario futuristico di film come ad esempio Blade Runner del 1982 di Scott, oppure richiama anche l'architettura gotica. È il panorama di Gotham City, raffigurata nel film Batman di Tim Burton del 1989. Ora, quello che è importante da sottolineare e da estrapolare da questo video è quello che viene definito l'ambiente o l'atmosfera generale del video. Potremmo chiamarla in qualche modo il mood. Il mood del film, quindi l'atmosfera generale o l'ambiente che trasmette questo video. Evidente dunque l'atmosfera generale comunicata attraverso l'animazione. Possiamo definirla come una tristezza di fondo, una certa oscurità, pessimismo, negatività, sfiducia. Ora, queste qualità che ho appena delineato
sono rese innanzitutto a livello cromatico nella scelta dei colori. Come? Attraverso il contrasto dei colori bianco e nero e dunque dalla predominanza di tinte scure e di tinte cupe. Solo sporadicamente, infatti, compaiono altri colori, per esempio la linea gialla Mind the Gap nella scena introduttiva della metro, oppure abbiamo il rosso nei graffiti su un muro della città. Abbiamo poi il colore rosso della tessera del servizio per adulti che è tenuta in mano dal protagonista verso la fine del film. Si hanno ancora altre eccezioni come il colore giallo del segnale stradale di una di queste videocamere, oppure il rosso, il blu e il bianco del logo della metropolitana di Londra che sono utilizzati come titoli di coda. Tutto il resto, quindi l'universo rappresentato dal film, ovvero la realtà semiotica che questo film riesce a creare, è un mondo pressoché grigio, un mondo pressoché scuro, potremmo dire. Ora, questa visione è perfettamente in armonia con il sentimento generale del testo di partenza. Infatti, la poesia Londra di William Blake rivela una vena pessimista, poiché ritrae un mondo, possiamo dire, senza speranza, in cui non è previsto alcun futuro, ahimè. La Londra ritratta da William Blake è infatti un luogo di alienazione, dove l'uomo non ha diritti, dove regnano la prostituzione e il decadimento morale. Quelli di Blake, in definitiva, sono versi amari, quella di Blake è una poesia detta della disillusione. Finora abbiamo impiegato dei termini molto generici come ambiente o atmosfera ed io ho anche usato il termine inglese mood che essenzialmente significa il modo in cui ci si sente in un determinato momento. Quindi ho usato questi termini generici per descrivere la sensazione generale evocata dal cortometraggio di animazione, dal film di animazione di Alex Robinson. Una caratterizzazione migliore di ciò che si intende con questi termini è espresso invece dal concetto di dominante. Il concetto di dominante è stato ancora una volta formulato da Roman Jakobson. Questo concetto è definito come segue. La dominante può essere definita come la componente sulla quale si focalizza l'opera d'arte. Governa, determina e trasforma le altre componenti. È la dominante a garantire l'integrità della struttura. Diamo adesso uno sguardo da vicino alla struttura del poema di William Blake. Innanzitutto, la poesia di Blake è composta da quattro stanze e il poeta scrive in prima persona. Questo simboleggia l'esperienza soggettiva del racconto della città da parte di un osservatore alienato. Come possiamo dedurre da un'analisi semantica dei termini usati nella poesia di Blake, il linguaggio è in qualche modo intriso di termini che sono più o meno termini negativi. Se date uno sguardo al testo della poesia di Blake, abbiamo termini come debolezza, pianto, paura, grido terrorizzato, sangue, devastanti flagelli, eccetera, eccetera. Quindi sono tutti termini che hanno pressoché una connotazione negativa. Ora, l'utilizzo di un vocabolario di questo tipo denota
sicuramente l'atteggiamento dello scrittore, di colui che scrive, nei confronti dell'ambiente circostante, del contesto, quindi della città che l'autore descrive. In definitiva, Blake ritrae l'uomo come un essere con poche speranze, con un essere che è privo di libertà fondamentali, come un essere umano oppresso. Infatti, nel testo poetico si fa riferimento a delle manette immaginarie, quindi a delle manette letteralmente forgiate dalla mente. Quindi l'atteggiamento dello scrittore nei confronti della città si traduce nel film di Alex Robinson concentrandosi su due temi essenziali, che sono i temi dell'anonimato e dell'alienazione. Infatti, se ci fate caso, il regista mostra delle figure che sono in qualche modo indistinguibili. Sono figure simili a uomini, ma in realtà si tratta di ombre che si spostano da una parte all'altra dello schermo. Sono passati soltanto 55 secondi fino a questa scena. In questo momento, poi, la voce fuori campo del narratore inizia a recitare la prima strofa della poesia di Blake. La prima strofa, l'introduzione in italiana, è la seguente: vago per ogni strada privilegiata, vicino ai luoghi dove scorre il famigerato Tamigi, è noto su ogni viso che incontro note di debolezza, note di dolore. Questa è la strofa, introduzione della poesia di Blake. I temi dunque dell'anonimato e dell'alienazione sono resi nel film raffigurando figure senza volto, senza una faccia. L'unico volto che mostra tratti distintivi riconoscibili è quello dell'uomo d'affari in giacca che va in giro per la città. Gli altri sono tutti personaggi senza volto. Tuttavia, il protagonista è anche rappresentato come una figura che è simile a un cartone animato, così come tutti gli altri personaggi umani che appaiono nel film di Robinson. Il punto di vista di colui che vaga per Londra, descritto da Blake, è tradotto in un analogo moderno nel film. Blake essenzialmente descrive Londra come un luogo dove tutto è di proprietà, addirittura anche il fiume Tamigi. Quindi se tutto è di proprietà altrui, dove non vi sono diritti, o se vi sono pochi diritti, ciò equivale a dire che manca la libertà individuale. Questo della libertà individuale è uno dei temi principali della prima strofa, come indica la doppia ripetizione della parola inglese chartered. Questo è un termine legale che attribuiva specifici diritti di proprietà esclusivamente a determinati cittadini. Ma allora, come vengono tradotti questi significati nel linguaggio cinematografico? Io ritengo che il film evidenzi una strategia di traduzione che è basata sulla ricerca di una analogia culturale per tradurre i temi centrali della poesia. Dunque, il tema dell'oppressione e della mancanza di libertà personale, che sono presenti nella poesia di Blake, vengono tradotti con il sistema del controllo delle telecamere di sorveglianza. Credo che questo sia un elemento chiave per comprendere il modo in cui il testo di destinazione, quindi il film, traduce il testo di partenza, cioè la poesia. Il mondo rappresentato da Robinson è infatti una società assolutamente sorvegliata e controllata. Quindi la telecamera, il dispositivo di controllo che è la telecamera, è infatti un elemento visivo ricorrente in tutto il film. Come sicuramente avrete notato,
all'inizio del film di Robinson vediamo un elicottero che vola sopra la città e una telecamera, una videocamera, che è tenuta da un braccio meccanico che è fissato sopra a questo veicolo volante. Ma le telecamere di sorveglianza appaiono dappertutto, appaiono ancora una volta come attributo del paesaggio che viene ripreso dal film. Segue poi un primo piano su una telecamera a circuito chiuso e una pila di schermi televisivi che viene mostrata alla fine della prima strofa della poesia di Blake. Pertanto la telecamera di sorveglianza è un elemento chiave nella traduzione moderna della Londra contemporanea che viene realizzata da questo artista. In definitiva, ritengo che la telecamera di videosorveglianza rappresenti un significato culturale che è analogo e viene utilizzato nel testo di destinazione, quindi nel film, per tradurre il tema e il concetto della mancanza di libertà. Quindi, così come la Londra di Blake, dove tutto era privilegio per pochi e tutto era controllato da istituzioni repressive come la Chiesa, la monarchia, allo stesso modo la metropoli del film di Alex Robinson è invece dominata dalla sorveglianza di telecamere che inevitabilmente limitano la libertà individuale. Quindi questi sono alcuni spunti su come è possibile prendere in considerazione la traduzione semiotica da un testo poetico a un testo visivo. Naturalmente vi sono tantissimi altri elementi che entrano in gioco in questo tipo di traduzione. Io in questa prima lezione mi sono soffermato su un particolare tema e su come il testo finale, quindi il testo cinematografico, abbia creato un analogo culturale, quindi qualcosa di analogo nella cultura contemporanea che potesse dare l'idea del concetto e della metafora nella poesia di William Blake. Siamo partiti dall'assunto che il testo poetico è intraducibile. Abbiamo invece dimostrato, attraverso l'esempio della traduzione intersemiotica del testo Londra, che è possibile la trasposizione del testo poetico in altra forma. Spero di essere stato chiaro ed esaustivo. Riprendiamo il discorso domani. A presto.